Sono troppo simpatico, eh? Ciao carissimi, questo qua, come spero che ormai sappiate, se state qui lo saprete, è Electric. O come mi chiamano le persone che mi vogliono bene, Electric. Comunque sia, perché siamo qui oggi? È arrivato un altro loot anime. Esatto, un altro simpaticissimo e bellissimo loot anime, ovvero questa scatola qua più piccola del solito, eh. Guardate quanto è più piccola del solito. L'altra, quella scorsa, sarà stata grande così. Quindi, già parto un po' demoralizzato perché dico, ah, qui non ci sarà allora nessun action figure. Qui non ci sarà un cappello perché non può entrare con un cappello. Il peso non è tantissimo, quindi sono un po' moscio al riguardo, ma magari ci riserva qualche sorpresa. E come al solito, io e il mio amico Frank, non è mio amico Frank, stavo scherzando, non sono tuo amico, tu non hai amici, ripetiamolo, per chi non lo sapesse, Frank non ha amici, diciamolo al mondo, Frank non ha amici, ha, bamboccio. Comunque sia, se questo non sarà sufficiente come unboxing, ho qualcos'altro da aprire insieme a voi, perché è uscita l'espansione di Zelda, avrete visto il video della modalità Master, e quindi sto tornando a giocarci e voglio utilizzare gli amiibo, e ho tre amiibo chiusi di Zelda, ancora lì confezionati bellissimi, che non so se aprire o non aprire, proprio perché il loro prezzo sale. Però mi sono detto anche, sai che, ma quei amiibo ci devi giocare, mica può stare lì chiusi, sì sono belli da vedere ma li voglio anche utilizzare, quindi sti cavoli, oggi li apro sicuramente. Ma iniziamo appunto da questo loot anime e mi devo procurare un paio di forbici. Ho qui le mie amiche forbici, stanno sempre con me le forbici, me le porto anche al cinema. Sono venute con me a vedere Spider-Man, bellissimo, bellissimo film, di cui parlerò in un altro video di disegno magari, che registrerò, non lo so, non si sa. Anche perché domani torno al mare insomma, come avrete visto nel video di Zelda, ero al mare quando l'ho montato, editato. Ed è lì che tornerò domani, e proprio lì di solito pomeriggio mi metto un po' a disegnare. Ed è lì appunto, sto dicendo troppe volte, è lì. Ho disegnato quel disegno di Zelda del video precedente, due video precedenti, non so se è già uscito il video di ARMS, c'è un video di ARMS da far uscire, o forse già è uscito, io non lo so, forse voi sì. Wow! Allora, il tema di questa settimana, che scopriremo quando vedremo il poster, includeva un disegnatore che io amo, e forse, se non sicuramente, il mio disegnatore preferito al momento, che si chiama Tsutomu Nihei. Frank, puoi scriverlo qua in grande, Tsutomu Nihei, per favore? Non farti pregare sempre, Frank, se no, oltre a licenziarti, faccio approfittare del tuo corpo a un ippopotamo, ok? Fammi il favore, grazie. Tsutomu Nihei, disegnatore di Blame, Biomega, Abara, e in questo caso ora è in corso Knights of Sidonia, che trovate anche su Netflix, e lo consiglio perché è davvero tosto come anime e come fumetto, molto sintetico, adoro lo stile, perché lui ha fatto un passaggio di stile tra Biomega e Knights of Sidonia sostanziale, molto più sintetico. Lui è uno di quelli che prima buttava inchiostro e schizzava come un dannato, andatelo a vedere. Possiamo far vedere delle immagini di Biomega? Grazie Frank, grazie. Queste sono delle immagini di Biomega che vedete qui dietro di me. Vedete lo stile molto rozzo, grezzo, non lo so. E adesso mettiamo delle immagini di Knights of Sidonia. Me lo fai vedere Frank? Grazie mille. Vedete com'è più sintetico? Spesso usa quelle tracce bianche intorno ai personaggi. C'è uno stile delle facce, delle cose proprio suo, personale. E mi piace moltissimo, insomma, lo consiglio vivamente. E guardate caso invece mi sa che qui dentro c'è entrato un action figure. Perché questo qua sarebbe il robot alla Gundam di Knights of Sidonia. No, un cell phone stand, non è nessuna action figure, Cristo. Però la scatola è bella, la scatola è bella. Possiamo intanto aprire e vedere questo cell phone stand di Knights of Sidonia. Eccolo qua, l'ho tirato fuori. Si tirano fuori cose qui, questa è la parte più bella. Più vicino al microfono. Che godore, eh? Lo so, piace a tutti. Oh, sembra che si debba montare in qualche modo questo affare. Eccolo qui, un cell phone stand alquanto strano, perché non so come si dovrebbe tenere il mio telefono. Eccolo qua, montato. Quindi questo si appoggia così, il telefono si appoggia sopra. Da comodino? Da ufficio? Non lo so. Però, alla fine, non sarà proprio un action figure, chissà che. Ma è carino, è pur sempre... Come si chiamava il robot? C'ha proprio un nome il robot che usava Nagate, il protagonista. Molto particolare, Knights of Sidonia. Lo riconsiglio vivissimamente. Intanto questo lo appoggiamo qui. Anzi, facciamo una prova con il telefono per vedere come ci sta. Così, ecco, il cell phone standing. Wow, amazing. Beh, mi aspettavo di meglio, ma va bene così. Continuiamo ad aprire, invece mi sa che una t-shirt c'è entrata qui dentro. E se è di Knights of Sidonia,
sarò felicemente arrapato, grazie. E di Blame, sempre di Tsutomu Nihei. Quindi sì, piacevolissima. T-shirt di Blame. Cazzo, che figata, che bella. È bellissima, che bella, anche un buon odore. Oh, perché... mi piace molto. Non so voi, ma mi piace molto. Lo facciamo vedere un po' meglio alla telecamera. Eccola qua, eccolo qua, lo vedete bene? Non lo so, forse sì, forse no. Questa mi sa che mi starà un po' attillata. Quella scorsa era un po' più larga. Comunque sia, questo sì che è carino. Questo sì che mi piace, piacevole. Prendiamo qualcos'altro, perché qui sono finite le cose, signori. Sono praticamente finite. C'è un manga, come al solito, Gurren Lagann. Gurren Lagann Artworks. Suppongo che sia un autore, Gurren Lagann. Sì, sono proprio degli artwork singoli. Adesso vediamo un po' con la telecamera. Si vede qualcosa? Sì, sono artwork singoli. Non è un manga, ma mi potrà essere utile, visto che ultimamente sto cercando di insistere parecchio sullo stile manga, da mischiare, l'ho detto nello scorso video, al mio stile personale. Ci sono un sacco di boobies, di robot, e a noi le boobies mischiate ai robot ci piacciono. No, Gurren Lagann suppongo che sia un anime, perché qui gli artwork sono sempre di questo tema. Vedete, ci sono le boobies. Le vedete bene le boobies? Sono abbastanza soddisfacenti per voi tutte queste boobies? Porca miseria, boobies everywhere. Boobies everywhere. Il telefono che squilla. Oh yeah. Sto telefono, guarda, è di una puntualità. Ogni volta che inizio una registrazione squilla. Ma tiriamo fuori qualcos'altro. Che diavolo sei tu? È un pupazzetto strano. Apriamolo. Ah, una consistenza strana questo pupazzo. Ecco, il pupazzo, nel toccarlo sembra che sia pieno di palline strane dentro, al suo interno. Eva Micro Macro si chiama. Almeno tutti questi pupazzetti, sembra che ce ne siano altri. Eccolo qua. Ciao, sono un pupo carino e in realtà non valgo niente, quindi mi hanno messo dentro una confezione di loot anime proprio perché non valgo un cazzo. E questo è quanto. Dai, però questo è un po' moscio di loot anime, porca miseria, lo sapevo, era piccolo. Solo la maglietta fino adesso mi è piaciuto al 100%. Oh, una spilla di Voltron Legendary Defender Gundam Style, una spilla. Questa dovrebbe essere un'altra serie che dovrebbe uscire su Netflix, o forse è già uscita, non ho la più pallida idea. L'altro video vi ho parlato di Castlevania. Sono contento che Netflix stia investendo in questo campo, nel campo nerd, nel nostro campo bello e magico e pieno di boobies e di sangue. Sì, l'importante è che il sangue sia dei budelli e non mestruali. No, ma si abbassa. Wow, guardate, si alza il casco e si abbassa, si copre gli occhi, si alza, oh, tieniti alto, o si abbassa. Amazing, direi. Questa me la potrei mettere anche subito, che dici? Roviniamo sta maglietta che ho addosso. Sì, si vede attraverso la P e la I, e probabilmente lo vedrò nei commenti, perché sono verdi queste due lettere, così come lo sfondo dietro verde che diventa trasparente. Così lo spieghiamo una volta per tutte, ma tanto so che continuerà così all'infinito. Sarebbe più da mettere su una borsa, tipo quella che ho della Nintendo. Ci starebbe bene. Abbiamo un altro phone charm, perché sul loot anime sembra che ci mettano sempre obbligatoriamente questi phone charm, che noi già ne abbiamo quindi tre qui appesi all'affare del telefono. E questo a forma tipo di gattino robotico, non lo so cos'è. Ma porca miseria, ma sei carino e brutto allo stesso tempo. Ti metto anche a te l'affare che regge il telefono, che pesa quanto un colpo adesso con tutti quei phone charm attaccati. C'è qualcos'altro per favore? È rimasto solo il poster. Il poster, ho già tre poster che nessuno dei tanti l'ho mai attaccati. Ma vabbè, abbiamo un altro poster. Speriamo che ci siano delle boobies almeno. Nemmeno le boobies. Sta due gatti. Porca zozza. Ma a me dei gatti che me frega. Lo vedete bene? C'è un gatto. Cioè c'è una che però non fa vedere le boobies, quindi non ci piace. C'è una gatta, un altro gatto. Vabbè. Rise Up è il tema, in cui appunto abbiamo lo stand per il telefono di Knights of Sidonia, la spilla di Voltron, la t-shirt di Blame, che è l'unica cosa bella personalmente che mi è piaciuta di questo loot anime, perché il resto sono stupidaggini. E forse il libro di artwork, che terrò sempre vicino sti giorni, visto che mi sto allenando con i disegni manga anime, e probabilmente utilizzerò. Quindi, succo della storia, due cose belle: t-shirt di Blame e libro artwork. Ditemi voi se siete d'accordo o meno, se anche il resto era carino. A me mi è piaciuto tantissimo. Frank, tu che dici? Ah, tanto non me ne frega la tua opinione. Il design della scatola, che richiama una navicella, e ha questo gioco prospettico qui, che se lo metto così di fronte a voi sembra che stiate dentro una navicella. Non è divertentissimo? Frank, guarda.
Questa scatola la utilizzerò come porta amiibo. Ecco per cosa servirà questo loot anime. Perché forse ora capiamo anche gli amiibo. Dunque io ho questi tre amiibo che non riesco a tenere tutti in mano. Il primo è l'incarcere, il quale su eBay già sta tra i 50 e i 60 euro. E aprirlo basterebbe il suo prezzo e sarei un bamboccio. Ma voglio essere bamboccio oggi. Il secondo è Link di Skyward Sword, che sblocca altri costumi e robe sempre su Zelda Breath of the Wild. Eccolo qui. Probabilmente essendo verde vedrete attraverso di lui. Proprio così vedrete attraverso. È sempre un altro verde, forse secondo me uno dei più belli. E un altro di Link di Zelda The Twilight Princess, sempre verde, quindi sì, vedrete attraverso questo. A meno che io non spenga il green screen, ma sono troppo pigro per farlo. Ma sti cavoli, mamma mia, lo sto per aprire. Ho avuto un sussulto al cuore mentre che lo stavo per aprire. Lo apro o non lo apro? Non lo so. Io ci voglio giocare. Basta, apriamolo, me ne frega un cazzo. Ormai il danno è fatto. Il danno è fatto. Mi dispiace molto, ma ormai ce lo siamo giocata la confezione del più costoso ora. Quindi ormai anche gli altri si possono aprire. Ho aperto volutamente il più costoso per primo, che io ho pagato a prezzo onestissimo in Olanda, ovvero 14 euro. Geniale, vero? Non è che io sono andato in Olanda per comprare un Link Arcere. C'era la laurea dell'amico mio e ci ho tirato fuori quel bellissimo video The Testimonator, che ha avuto pochissima risposta e invece è un gran bel video e vi invito tutti a vederlo subito proprio. The Testimonator. Non mi fate arrabbiare, Eccolo qui, Link Arciere. Questo non lo vedrete attraverso perché non è verde ed è bellissimo. Il colore del dettaglio e i dettagli in generale sono fantastici. Mi levo da davanti alla telecamera così lo potete vedere bene. Eccolo qui. Sono troppo simpatico, Link Arciere. Ed è bellissimo adesso averlo tirato fuori dalla scatola. Sono contento, ho fatto bene. Andiamo con il prossimo di Skyward Sword. Ai ai ai! Muchachita! Bien muchacha! Ai ai ai! Guardate che furbata che loro fanno, no? Questo cosetto qua, tipo di carta trasparente, sì, di carta trasparente, di carta, che è un pezzetto di cartoncino che è dentro la confezione, non permette la lettura dell'amiibo se è ancora nella confezione. Quindi non si può neanche far furbo e dico non lo apro e lo scansiono con tutto il pacco e lo posso usare uguale. No, lo devi aprire, non menculi, dice la Nintendo. Ed ecco qui il Link di Skyward Sword che adesso vi faccio vedere e probabilmente sarà trasparente. A meno che io non metta un bello sfondo diverso, non lo so. Facciamolo vedere. Oddio, sono così simpatico che mi faccio ridere da solo. Apriamo l'ultimo di The Twilight Princess. Forse prendo anche il Link di The Majora's Mask. Però sempre che adesso sta a 19 euro, non è che c'ho tanta voglia di spendere i soldi. Mi dovrei comprare un paio di scarpe nuove, invece finisco sempre per comprare le stupidaggini. Facciamolo vedere alla telecamera. Probabilmente dopo questo video 500 persone si disiscrivono da questo canale perché dicono ok, come non detto, matto. E con questo vi saluto, proprio bella zio, bella. Vi saluto, qui la chiudiamo. Se vi è piaciuto questo video ricordate di mostrare un bel po' di amore al pulsante qui sotto forma di pollice in su. E ricordatevi che questo era Electric.